Questa mattina in regione un nuovo incontro per il salvataggio della Enterprise, l'azienda reatina per le cui sorti si sta lottando da mesi. Il futuro della Enterprise oggi è tornato dunque nuovamente in primo piano. Quel che intanto è certo è che dal prossimo 11 settembre la New Enterprise ripartirà con i primi 20 lavoratori, ma ora si sta trattando l'ampliamento dei lavori che porterebbe alla riassunzione di ulteriori 20 lavoratori attualmente in cassa integrazione e addirittura 20 nuove assunzioni. Oggi abbiamo avuto un incontro di carattere tecnico. Noi sulla scorta dell'incontro fatto già al Ministero dello Sviluppo Economico, dove la soluzione per la vertenza Enterprise passava attraverso varie fasi. Dopo la prima fase, fatta in cui c'è un passaggio di alcuni lavoratori con la New Enterprise, con il riavvio della produzione, c'era un'altra fase nella quale bisognava lavorare per soluzioni alternative. Tra queste soluzioni alternative c'era uno sviluppo di un progetto messo a disposizione da parte del gruppo Angelantoni anche per il territorio reatino. Su questa cosa qui Angelantoni aveva chiesto il supporto anche della regione per far partire questo nuovo progetto. Oggi abbiamo fatto un primo incontro tecnico e c'è stata la presentazione da parte del gruppo del progetto, quello che prevede. Fase dopo fase, dunque, si sono trovate soluzioni alternative. La Regione oggi ha illustrato gli strumenti a disposizione dell'impresa per una ripartenza. Da parte della Regione è stata fatta una spiegazione rispetto a quali erano gli strumenti a disposizione dell'impresa per ripartire, quindi tutti gli strumenti di carattere di sostegno economico anche per sviluppare questo nuovo progetto a Rieti. Quindi è una prima fase che dovrà essere poi successivamente verificata e monitorata per vedere quando ci stanno le condizioni per partire con il progetto. Insomma, un incontro che ha dato parecchie speranze ai lavoratori e si può ora cominciare a parlare di salvataggio dell'azienda, seppur con cautela. Di salvataggio ne possiamo parlare perché in questi anni ne abbiamo viste tante di cose, bisogna passare dalle cose dette alle cose fatte, quindi siamo in una fase in cui c'è una discussione, c'è una possibilità, c'è un progetto, è già importante, però dal progetto a realizzarlo ce ne vuole del tempo e poi sappiamo come molte volte sono andate a finire le vicende anche nel nostro territorio, quindi è un passaggio importante, c'è l'imprenditore che mette a disposizione un progetto, c'è l'istituzione che dice gli strumenti eventualmente a disposizione per partire. Però da qui a parlare che c'è una soluzione definitiva ce ne vuole del tempo. Per noi, conclude D'Antonio, la vertenza Enterprise si chiude solo quando si avrà la rioccupazione di tutte le maestranze che erano presenti nella vecchia Enterprise.